Giovanna Ruggero, presidente del Proloco di Belmonte Calabro. Siamo qua per il 30° premio Galeazzo di Tarsia. Il premio letterario Galeazzo di Tarsia è giunto alla 30ª edizione. 30 anni sono tanti, soprattutto per un premio come il nostro che ha una peculiarità. Infatti vengono presentati dei saggi inediti su un tema scelto annualmente dalla giuria. Quindi è abbastanza difficile far durare così tanto un premio. Poi un premio come il nostro sicuramente è ancora più difficile. Quindi un plauso va naturalmente alla Proloco, ma non soltanto. Alle amministrazioni comunali che ci hanno sempre supportato, a tutti i componenti della giuria che negli anni hanno dato un contributo sia dal punto di vista culturale che personale, e quindi hanno fatto sì che il premio raggiungesse un alto livello qualitativo ma anche una durata così lunga nel tempo. Quindi quest'anno è un anno particolare che va festeggiato in modo particolare, anche perché la Proloco ha scelto come tema gli albanesi di Calabria, proprio per approfondire la conoscenza della cultura di questa diciamo minoranze linguistiche calabresi, in particolare quella albanese, presente in molte comunità calabresi, soprattutto nella provincia di Cosenza.